Una vittoria parecchio faticosa. Purtroppo, come spesso ci capita, siamo andati sotto in una partita equilibrata dove magari qualche occasione per farlo noi ce l'avevamo avuta, però sta per finire, spero, questo nostro momento e anche oggi siamo andati sotto. Poi però abbiamo avuto una bella reazione, ci ha dato una grande mano l'entusiasmo dei ragazzi che ho messo in campo. C'è stata l'applicazione da parte di tutti, la grande volontà di non lasciare niente di intentato. E questo mi rende molto contento perché comunque ci tenevamo a passare il turno, ci tenevo a vedere le prestazioni di qualche componente della nostra rosa, e in più ci sono state le belle sorprese dei ragazzi che credo che facciano contenti tutte le persone che lavorano in Albino Leffe, a partire dal settore giovanile che ogni anno cerca di lavorare al massimo per cercare di dare un qualcosa, un aiuto che possa essere piccolo o grande alla prima squadra. Oggi, tra una cosa e l'altra, ha giocato Issa, Lumbia che è fisso con noi, in più hanno esordito tre giocatori che sono con la primavera, quindi hanno fatto bene, sono contento, sono stati protagonisti di buone prestazioni, quindi dai, è stato un bel premio per loro e per come stanno facendo con la primavera. Dopo Padova c'è da ripartire. Credendo sempre in quello che si fa, nel lavoro, perché poi prima o poi se si lavora sempre forte si viene premiati. Quindi non abbiamo nessun tipo di pozione magica, conosciamo solo quella del lavoro, della dedizione, dello spirito di gruppo. È un periodo sicuramente non brillante il nostro, però forse non eravamo quelli delle primissime partite dove eravamo praticamente in testa e sono sicuro. È certo che non siamo neanche quelli delle ultime 5 partite, quindi dobbiamo pensare solo a affrontare con grande volontà e intensità la prossima partita con la Pro Vercelli e poi vincerà il più bravo e speriamo di essere noi. Quella di Diego, quella di Borghini è stata una brutta mazzata per tutti noi, per il gruppo e chiaramente principalmente per lui. È un ragazzo che ha fatto benissimo. Quando è stato chiamato in causa, era sicuramente uno dei nostri punti di forza. E quindi adesso si dovrà operare e lo perderemo per lungo tempo, purtroppo, però sono sicuro che anche per esperienza personale sono infortuni che danno fastidio, ma che ti fermano per un po', ma poi dopo non ti creano altri problemi. Sono sicuro che ripartirà più forte di prima, come mi auguro che possa ripartire più forte di prima e più presto possibile Alberto Savini, che anche lui ha dovuto fare un intervento alla spalla. E un abbraccio virtuale a tutti e due, glielo ho dato anche vis-à-vis. Spero fortemente che possano rientrare più presto protagonisti, ma devono pensare a guarire al meglio e soprattutto a fare una rieducazione al top, perché questo poi gli permetterà di tornare a essere protagonisti come lo sono sempre stati qua.